Little Cedar in realtà esiste. Beh, non è che esista Little Cedar, Little Cedar, Acciaierie di Piombino, Delta Cedar, perché hanno cambiato nomi nel corso degli anni, sono stati la nostra Ilva, in cui migliaia di operai sono alla fin fine morti di amianto e continuano a morire non solo di amianto, ma diciamo di tumori dovuti all'insalubrità dell'ambiente industriale. La cosa che ho scoperto in questi giorni, assistendo una delle vittime, è che Ital Cider in realtà esiste, come diceva lei, perché lo stabilimento è stato ceduto all'acciaieria Beltrami e a tutt'oggi funziona come siderurgica Marghera. Ma il capitale della società e la personalità giuridica della società col suo codice fiscale si sono trasferiti a una serie di scatole cinesi di società che da ultimo sono state assorbite da Telecom, che risulta essere il successore a titolo universale di Italsider. Significa che c'è la possibilità, se si fa causa, di ottenere un risarcimento perché c'è denaro. Purché si trovino i testimoni, perché poveretti, non solo sono morti i dipendenti, ma molto spesso sono morti anche tutti i loro colleghi di lavoro che potrebbero testimoniare sulle condizioni di lavoro. Diventa una questione quasi urgente perché dal punto di vista della sopravvivenza di quella generazione di operai sta andando sempre peggio.